Buongiorno, ben ritrovati. 11 luglio, nuovo appuntamento con TRM Live Special. Un'ora e 30 insieme per raccontarvi i principali fatti di cronaca, di attualità, di cultura, di altro del territorio pugliese e lucano, con interviste, focus e quant'altro. Lo facciamo anche commentandolo dai giornali, dalla voce di Giovanni Scandiffio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Ebbene, partiamo subito. Ieri è stata la giornata in cui sono stati decretati i gradimenti per sindaci e governatori. Allora, vediamo com'è andata e poi commentiamo insieme. Resi noti i dati della nuova edizione del Governance Poll realizzato per il 19° anno consecutivo dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il governatore lucano Vito Bardi si piazza al 12° posto della graduatoria e rispetto al giorno delle elezioni guadagna un più 5,3%. Si riconosce il cambio di passo dell'ultimo anno, ma soprattutto la grande responsabilità che abbiamo, io in primis, nei confronti dei lucani. Il lavoro è appena all'inizio, c'è tanto da fare e nessuno vuole tornare indietro, il commento di Bardi. Trend in calo invece per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che scende al 16° posto della classifica con il 43% dei consensi ed un meno 3,8% rispetto al giorno delle elezioni e meno 3% rispetto alla classifica del 2022. Nella classifica dei presidenti di regione più amati, in cima spicca il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sorpassa il Veneto Luca Zaia, detentore del primato da 12 anni. Per quanto riguarda i sindaci più amati d'Italia, in vetta alla classifica c'è il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, con il 65% dei consensi. Terzo, il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, sorpassato dal primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Mi fa piacere, anche se, come ho detto più volte, la classifica vera la misuro su strada, perché un sindaco, un amministratore locale poi misura il consenso ogni giorno sulla base delle decisioni che prende la mattina dopo, da come ti incontrano i cittadini, da come si comportano i cittadini col sindaco, ti rendi conto se stai amministrando bene o meno. Al 41° posto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che mantiene una percentuale di consensi del 54,5%. Segue il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, al 42° posto. Scende in basso nella classifica del Governance Poll il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, che si posiziona al 67° posto, facendo registrare un meno 17,5% rispetto allo scorso anno. Nelle ultime due posizioni, all'86° posto, il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, mentre all'87° c'è il sindaco di Potenza, Mario Guarente. Devono preoccuparsi i sindaci e i governatori, Giovanni? Ma devono preoccuparsi soprattutto se si va a votare. Come vengono poi fatti questi sondaggi? Beh, praticamente i sondaggi riflettono, hanno una serie di indicatori, no? E quindi ci sono una serie di voci e le domande sono più di una. Non è una domanda del tipo: ti piace il governatore pugliese? No, non è così. Ci sono una serie di domande articolate e in base a quello si fanno tutte quante le stime per capire qual è il gradimento, appunto, e dei governatori e dei sindaci. Oggettivamente le domande e le stime non è che possano sempre corrispondere a tutto quello che si fa all'interno di un'attività, no? Ci sono cose che, per esempio, possono essere considerate in alcuni casi negative, ma sono altamente positive. Faccio un esempio proprio veloce, la tassa di soggiorno a Bari, no? È stata istituita, è una cosa che in sé oggettivamente è un grosso vantaggio per l'amministrazione, no? Ma di fatto non è del tutto gradita la tassa di soggiorno, però tutto questo può portare a anche delle oscillazioni. Anche se la tassa di soggiorno è un passaggio di mano alla fine, non sì, è una sostanzialmente tassa... sì, però ti permette di avere liquidità nelle casse comunali e poterle spendere. Non dico per i cittadini è un passaggio di mano, prenderla dai turisti e versarla nelle certo. casse comunali. No, quello che dicevo io è che è un, come dire, una liquidità molto forte che ti arriva e che puoi dedicare, per esempio, alle piste ciclabili. Ora
dico le prime cose che mi vengono in testa. Il discorso qual è? Che tutte queste valutazioni hanno a che fare con vari settori della vita amministrativa e delle regioni e dei comuni, e quindi immaginate il clima, l'ambiente, l'economia, l'inquinamento, le scuole, per quel che riguarda le scuole in particolare comunali, la viabilità, sono tantissime le voci. Tutto questo poi finisce per portare anche, e in più la simpatia personale, c'è anche qualche voce che ha a che fare con tutto ciò. Da non sottovalutare mai, perché poi è la prima cosa che passa, la simpatia personale, la faccia che hai è la prima cosa, sì, che passa. Sì, è vero che è una delle prime cose, però se vediamo, no? Emiliano è penultimo ed è un simpaticone, ora va detto, però nella graduatoria questa volta non si è piazzato bene, quindi il governatore pugliese, pur essendo simpatico, affabile, capace di incontrare le persone, di parlare, di discutere, questa volta non è piazzato bene. Il sindaco di Bari è terzo, devo dire terzo significa che è sul podio dei primi tre, quindi con una postazione di altissimo livello, importante, primo in assoluto è il sindaco di Milano, segue il sindaco di Ascoli Piceno se non sbaglio, e poi c'è De Caro che è anche presidente dell'ANCI. Insomma, i pugliesi però, ecco, dice per esempio la Repubblica Bari, i pugliesi bocciano Emiliano a caccia della riconferma, De Caro è terzo fra i sindaci, la classifica del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori promuove il sindaco ma non il governatore, e il PD avvia il confronto sulle comunali a Bari. Non è conseguenziale, è solo una notizia, ma vediamo invece, in Basilicata abbiamo definito dal quotidiano scalatore. E devo dire che se fosse stato il generale degli Alpini avrebbe avuto ancora di più senso, è stato il generale della Guardia di Finanza. Però il governatore Bardi non si ferma, il sondaggio, il governatore recupera tre posizioni, è dodicesimo, riconosciuto il cambio di passo, dice lui evidentemente, e questo è un dato sostanzialmente positivo, va detto. Per quel che riguarda i sindaci dei comuni capoluogo, purtroppo Guarente è il sindaco meno amato, è il primo cittadino di Potenza e ultimo in classifica, mentre il sindaco di Matera, per la verità, è posizionato al 68° posto, però l'abbiamo sentito nel servizio del resto, però con un calo del 17,5%. Insomma, va meglio il governatore in questo caso, e devo dire che queste affermazioni fatte così e dette così non hanno, come dire, grande peso, perché poi chi decide, e quello che decide in particolare è la scheda elettorale quando è il momento, messa all'interno delle urne, questo l'ha sempre ricordato, però influisce abbastanza, e questa scalata, devo dire, a Bardi forse potrebbe giovare. In Salento il primo incubatore acceleratore di imprese con una specializzazione nell'area della One Health. Grazie all'accordo firmato tra la ZES Adriatica, l'Università del Salento e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce. Vediamo di che si tratta. Firmato l'accordo tra la ZES Adriatica, l'Università del Salento e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, che avrà l'obiettivo di creare nel Salento il primo incubatore acceleratore di imprese con una specializzazione nell'area del One Health, ossia rivolto a iniziative imprenditoriali il cui core business sarà migliorare la salute del genere umano e la salute dell'ambiente. Questo progetto rappresenta per noi l'inizio di una serie di interventi che verranno realizzati per poter dare avvio anche all'attrazione di investimenti di piccole, medie e grandi imprese nell'ambito dei nostri territori di riferimento. Su questo progetto abbiamo ottenuto anche l'apprezzamento e la condivisione da parte del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato e anche da parte della Regione Puglia con l'assessore Dell'Inocci. Insomma, sono accordi che segnano, insomma, il passo per uno sviluppo del territorio, quelli come questo che abbiamo sentito nel servizio. Sì, estremamente interessante, tra l'altro, perché ancora una volta si conferma questo discorso dell'attenzione rispetto alle novità, dell'attenzione rispetto
a tutto quello che riguarda quello che si può fare. In particolare, immaginate poi un incubatore per imprese dell'ambiente, un accordo tra ZES Adriatica e Unisalento, quindi mette insieme una zona economica speciale che è quella adriatica con l'Università del Salento, quindi il livello è alto, insomma, no? E tutto questo è chiaro che gioca una buona partita sul fronte non solo dell'ambiente ma anche della salute. Però c'è stato, va detto, è stato interessante, ma penso che ci torneremo con varie interviste, e cioè questo incontro tra il capoccia, chiamiamolo così, il capo in assoluto di Stellantis e il ministro, è una cosa eccezionale, perché dai dati che viene fuori, almeno dal racconto e dalle intese che poi si firmeranno, Melfi produrrà una nuova Jeep, ma il sito deve essere più competitivo. Questo lo dicono in particolare, lo hanno affermato, annunciato Tavares nell'incontro con il ministro Urso, però va detto anche che i sindacati insistono perché si possa avere più attenzione rispetto a tutto ciò. È un dato però importante che non va trascurato. Stellantis annuncia, ecco la Gazzetta di Basilicata, Stellantis annuncia il quinto modello da produrre a Melfi, e appunto Tavares incontra Urso, e tutto questo però viene messo immediatamente anche in riferimento e a confronto, parametrato quindi, come si dice, con gli operai in piazza, perché non solo Stellantis, ci sono tante altre aziende in crisi. E abbiamo proprio, mi hai letto nel pensiero Giovanni, in collegamento Gerardo Evangelista, segretario FIMCISL Basilicata, che subito chiamiamo in causa. Qual è la reazione dei sindacati, in questo caso di FIMCISL Basilicata, rispetto al quinto modello annunciato per lo stabilimento di Melfi da Tavares? Buongiorno Evangelista. Buongiorno, buongiorno. La prima cosa da precisare, il fatto che ha confermato i quattro modelli è frutto dell'accordo che abbiamo fatto nel 2021, il 25 giugno. Bene anche il fatto che noi sempre abbiamo richiesto il quinto modello, ma per noi il quinto modello deve essere un modello di massa, di segmento B. Come diceva prima Fiat Agnelli, se un operaio riesce a comprarsi la macchina Fiat vuol dire che si venderanno tante macchine. Quindi bene il quinto modello, ma vogliamo un modello di medio e di marchio e di Jeep. Perché effettivamente non è stato ancora indicato quale sarà il modello. Sì, non è stato ancora indicato. Perché per noi, oltre a quelle quattro macchine elettriche che hanno una gamma superiore, con il modello, e lo ripeto, perché lui chiede, ho sentito prima, competitività, richiede tante cose da noi, ma noi richiediamo anche la certezza del futuro di questo stabilimento, e la certezza lo può garantire un modello di massa, che è un modello in questo momento di segmento B, e per noi importante che la Jeep, il marchio Jeep, rimane a Melfi. Ecco, oggi abbiamo... Prego, prego. Oggi abbiamo una riunione, facendo una sintesi. Ieri c'è stato lo sciopero dei metalmeccanici, che quindi toccava al sud, quindi l'abbiamo fatto davanti alla regione, l'abbiamo fatto... Evangelista, mi sente? Ecco, qualche problema con il collegamento per Gerardo Evangelista, segretario FIMCISL Basilicata, che ci stava commentando l'annuncio di un quinto modello di produzione per Stellantis a Melfi. Ecco Giovanni, quinto modello sì, è importante, buon annuncio per quanto riguarda questo grande colosso per lo stabilimento di Melfi, anche se poi su quell'area, così come per tante aziende energivore, c'è il problema della transizione energetica. Ma forse ce l'abbiamo ancora, Evangelista, per un'ultima battuta. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Sì, l'ultima battuta, mi sente? Scusatemi, la linea si è interrotta. Stavo dicendo
Ieri abbiamo fatto lo sciopero nazionale di 4 ore e ci siamo concentrati davanti alla regione proprio per far sentire la nostra voce e le preoccupazioni sull'automotive. Poi la mattina c'è stato l'incontro e, come dicevo benissimo, la conferma del quinto modello per Melfi. Nel pomeriggio le organizzazioni sindacali si sono sentite a livello nazionale con la direzione Stellantis. Stamattina tocca a noi a livello locale in FCA di Melfi. Alle 11 si incontreranno l'azienda con le organizzazioni sindacali, ma anche con la rappresentanza di fabbrica, proprio per vedere entrare nel merito, anche per capire il prosieguo e le tempistiche per partire con i nuovi modelli. Volevo però sottolineare quest'altra questione. È vero, sì, una buona notizia quella di un quinto modello per l'azienda Stellantis, ma essendo un'azienda energivora dovrà affrontare anche la questione della transizione energetica. Tutto questo, insomma, come si cala in questo contesto? No, io so già che c'è un appunto della regione su questo, con l'ENI, per trovare un'intesa, che è importantissima anche questa per attirare le aziende nel nostro territorio, un'intesa sul risparmio energetico. Vedremo adesso, per questo loro dicono per fine mese, luglio, troveranno delle intese, ma dove anche il sindacato deve entrare dentro a queste informazioni e meccanismi per dare il proprio contributo. Grazie, grazie per essere stato con noi. Arrivederci, grazie a voi. Buona giornata, Giovanni. Beh sì, e a questo punto continuiamo a vedere un attimo velocemente anche la cronaca, perché su questo argomento ovviamente ci sta la posizione, come dire, soddisfatta, e devo dire che è giusto che sia così, da parte del governatore Bardi. Primi frutti ora all'accordo, il presidente Lucano dice il risultato di un lavoro silenzioso fatto in questi mesi. Poi va detto anche che sotto questo aspetto la cronaca dice Melfi produrrà questo famoso quinto modello, dice Tavares, il CEO, quindi sarà di livello premium, quindi il livello è notevole, entro fine mese l'accordo con il governo. E poi ancora dobbiamo tenere presente che la CISL dice siamo lungimiranti sulla quinta auto, mentre la cronaca che riguarda in particolare i sindacati, sciopero delle tutte blu, alta adesione, presidio a via Verrastro ieri, chieste certezze per il lavoro a Stellantis e nell'area di Melfi. E c'è anche un problema dei trasfertisti, cioè coloro che stanno andando a lavorare da Melfi, per esempio allo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Noi trasfertisti sfruttati e umiliati, l'accusa dice questa storia sa di ricatto, ci massacrano, disagi e malori non si contano più sotto questo aspetto. Poi va detto ancora, stavamo dicendo prima, che è un nuovo piano industriale quello che serve per l'Italia, e questo viene fuori anche dal resoconto della piattaforma sulla quale i metalmeccanici vogliono lavorare. Basta risorse a chi delocalizza, lo dice in particolare De Palma della FIOM. E poi ancora va riaffermata la centralità del lavoro metalmeccanico. Beh, è uno degli argomenti che sicuramente non possono essere trascurati, perché è un momento importante. E poi questo discorso appunto lega bene con tutto quello che ha a che fare con Stellantis, per carità, ma ci sono tante aziende in crisi, lo dicevamo prima, e vediamo subito la mobilitazione sit-in di FIOM, FIM, UILM davanti alla sede della regione a Potenza, quindi in Basilicata, e proclamazione di uno sciopero di 4 ore, l'allarme per l'indotto dello stabilimento di Melfi, servono interventi di politica industriale, ma non se ne vedono per niente, e il presidio davanti alla fabbrica. Ovviamente quando tu dicevi è un'azienda energivora, è un discorso importante perché riguarda tutte le aziende energivore. Giustamente c'è chi poi su questo dice c'è bisogno di un piano complessivo per far fronte a questo discorso, da affrontare a tutti i livelli nella nazione, perché
se il piano non è quello del nuovo piano industriale di cui parlano i sindacati, non ci saremo, avremo problemi differenti da una parte e all'altra, quindi va verificato tutto insieme e va applicato con i tempi e i passaggi giusti. Grazie Giovanni, siamo in collegamento con il segretario nazionale questa volta di FIMCISL, che è Valerio Dalò, che intanto saluto e ringrazio, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, bentrovati a voi, bentrovati. Perché ieri insieme a FIOM e WILM si sono mobilitati per rivendicare alcune loro istanze importanti. Le metalmeccaniche e i metalmeccanici dicono che stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata, sono anni che il nostro paese vede ridursi la sua base produttiva e nell'attuale fase di grandi trasformazioni e di processi di tecnologia sono mancati da parte della politica e dei governi gli orientamenti e le scelte sui temi del lavoro e interventi di politica industriale. Ecco, una buona notizia per Stellantis è arrivata con questo quinto modello, ma diciamo sul piano complessivo c'è ancora molto da lavorare. Sul settore siderurgico qual è la situazione? Sono arrivate dopo la vostra mobilitazione alcune buone notizie? No, ancora ovviamente no, non possiamo essere ancora soddisfatti perché manca una convocazione soprattutto sul fronte ex Ilva, che è quello che anche voi seguite da più tempo. Le condizioni sono sempre quelle, c'è troppa cassa integrazione, manca il piano industriale. La realtà è proprio lo snodo centrale che rimane l'assetto societario, ovvero capire il governo quando vorrà prendere la maggioranza, ma soprattutto a quali condizioni e quale deve essere il management. Come abbiamo rivendicato nello sciopero, noi quando parliamo di politiche industriali non lo facciamo per slogan, la classica frase da dire in queste occasioni. Il vero problema è che mancano scelte politiche coraggiose che abbiano appunto il coraggio di non guardare solamente il consenso dell'ultimo minuto, perché da noi, come sapete, ci sono le europee, le politiche, le regionali, le comunali, ma abbiano appunto quel coraggio di traghettare il paese, l'industria, nel nostro caso la siderurgia, per i prossimi 10, 15, 20 anni, proprio ciò che serve alle acciaierie come quella che abbiamo noi a Taranto. Ma lo stesso problema lo riscontriamo anche sulle altre siderurgie, per assurdo, anche a Terni, dove il gruppo Arvedi italiano ha rilevato il sito dalla Thyssenkrupp, appunto, non riusciamo ad ottenere un accordo di programma soddisfacente appunto per tutti i problemi che ci sono in siderurgia. Sono tante le motivazioni e soprattutto ci sono troppe crisi ferme al MIMIT, l'ex MISE, che attendono risposte. Troppi incontri a vuoto, troppi incontri che non portano soluzioni appunto alle crisi che abbiamo in atto. Ecco, un punto centrale che non dovrebbe mancare al piano industriale per la siderurgia, qual è? Il punto centrale deve essere, e questa è un'ottima domanda perché la risposta è lo snodo di tutto, qual è il ciclo produttivo di cui l'Italia vuole dotarsi? Perché se vogliamo decarbonizzare la siderurgia e soprattutto Taranto, bisogna pensare anche a una base infrastrutturale sulla quale rendiamo possibile la transizione. La faccio più semplice, se vogliamo parlare di elettrico, sappiamo bene che Ilva assorbirebbe il 2% del fabbisogno nazionale e che la rete infrastrutturale della Regione Puglia, ci viene detto, non potrebbe sostenere questo approvvigionamento. Ecco, quindi il piano industriale dovrà chiarire come facciamo l'acciaio, quali sono le infrastrutture che mettiamo in campo e alla fine di tutto, ovviamente per noi, come questo ricade anche sull'occupazione e sulla tenuta degli attuali livelli che noi rivendicheremo fino all'ultimo dei lavoratori, ovviamente. Aggiungiamoci che c'è tutto il pezzo dei lavoratori Ilva in AS che devono ricevere delle risposte occupazionali anche da tutti i fondi che devono arrivare su Taranto e da ciò che servirà per la transizione. Penso al DRI e tutto quello che c'è intorno. Grazie Valerio Dalò. Grazie a voi, buona giornata. Giovanni, insomma, passa tutto per la questione energetica alla fine. Sì, e soprattutto la transizione ecologica è il dato fondamentale ed è quello che è stato sollevato in particolare dalle tute blu con lo sciopero, in particolare a Taranto e il sit-in in prefettura, davanti alla prefettura. Transizione ecologica e sociale per l'ex Ilva, presidio dei sindacati sotto la prefettura, rivendicare la centralità del lavoro e sollecitare un piano di rilancio dello stabilimento. Sapete che non si può trascurare in un discorso complessivo di rilancio e di modi e di come dire, identificazione di modi diversi per produrre
l'acciaio, il metalmeccanico e tutto il settore metalmeccanico, non si può non tenere presente l'Ilva, che è fondamentale, ex Ilva ovviamente. Dice Prisciano della FIM: stanchi degli slogan e degli annunci, serve una svolta. Per la verità, poi dice anche Fiore, rischio la FIOM, scusatemi, FIOM, rischio desertificazione senza politiche industriali. La WILM dice: c'è bisogno di tavoli che portino a soluzioni. Sapete che si è sbloccato intanto il discorso della cassa integrazione guadagni ancora una volta, però il problema è avviare l'Ilva, l'ex Ilva Acciaierie Italia, lungo il percorso del futuro. Non si può trascurare assolutamente questa grande realtà, così importante e così controversa anche. E allora andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo ancora qua. E dalle problematiche dei metalmeccanici, le abbiamo viste con l'automotive da una parte e con la siderurgia dall'altra in due collegamenti, andiamo alle problematiche che sono nel mondo dei medici, infermieri, e siamo subito in collegamento, anzi no, non lo siamo ancora, lo saremo tra qualche minuto, con Mario Balzanelli, che è il presidente della Società Italiana Sistema 118, SIS 118. Che ha scritto una lettera direttamente alla Premier Meloni. Buongiorno Balzanelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, che cosa c'è scritto in questa lettera che ha inviato alla Premier? È scritto che il 118 esiste, non è un'astrazione del pensiero, non è assimilabile concettualmente a una miriade di fantasmi, tali che si possano ignorare a piacimento dai governi degli ultimi 30 anni. Il 118 è il sistema salvavita del paese, è il sistema che H24, 365 giorni all'anno, provvede a salvare vite in ogni contesto possibile e immaginabile. Interveniamo per compito istituzionale su tutte quelle situazioni in cui la vita di qualcuno è in pericolo. Siamo il sistema salvavita degli italiani, quelli che entrano nelle case, quelli a cui ciascuno si rivolge nei momenti tremendi improvvisi, quelli che hanno salvato l'Italia letteralmente in modo determinante dalla tragedia immane della Covid-19, e quindi meritiamo un'attenzione, una valorizzazione, il rispetto di ciò che siamo e della dignità di ciò che noi rappresentiamo, perché siamo servitori dello Stato. Pensate che nel PNRR il 118 è completamente ignorato, come se non esistesse. Tutti i provvedimenti legislativi di rinforzo della sanità e particolarmente della sanità territoriale degli ultimi 30 anni hanno visto il 118 ignorato nella maniera più assoluta. Tutto questo è inaccettabile. Gli operatori sono in disagio, sono stanchi di questo atteggiamento che è irricevibile. I medici se ne stanno andando in tutto il paese, stanno andando via, c'è un abbandono di massa dei medici. Noi siamo cittadini, paghiamo le tasse, abbiamo diritto, se ci sentiamo male, rischiamo di morire, di ricevere a casa qualcuno che possa fare diagnosi e terapia, potenzialmente salvavita. La figura del medico è indispensabile. I medici del 118, trattati malissimo sul piano contrattuale, al pari quasi di Colf, stanno abbandonando il servizio. Non è possibile, per questo saremo a Piazza Santi Apostoli domani dalle ore 12 per una manifestazione silenziosa, composta, educata, come nel nostro stile e come nella nostra cultura, affinché si prenda atto del fatto che ci siamo e meritiamo rispetto. Ho chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, anche la possibilità di un incontro per qualche minuto, perché riteniamo la stessa preziosa, perché lei stessa sia informata di quanto è accaduto negli ultimi decenni e di quanto a nostro parere non deve più accadere. Quindi c'è un importante, mi sembra di capire, sottodimensionamento. Ci sono zone d'Italia che sono particolarmente sottodimensionate, per esempio la Puglia, la Basilicata, come sono messe in questo quadro? Ma al contrario, la Puglia da questo punto di vista è molto avanti rispetto a tante altre realtà, perché ancora riesce a garantire lo standard
della medicalizzazione e dell'infermierizzazione sui codici rossi. Quindi paradossalmente la Puglia, di cui si parla spesso come un fanalino di coda, questa volta fa da capofila come modello di qualità a livello del paese. Certamente i mezzi sono inferiori rispetto alle necessità e il personale va incentivato, perché dicevo se ne stanno andando tutti. Considerate che poi negli ultimi anni si è anche sovrapposto il tema per cui le nostre ambulanze rimangono bloccate sulle rampe dei pronto soccorso ospedalieri. Queste vengono sottratte funzionalmente ai soccorsi tempo dipendenti e quindi abbiamo bisogno di un rinforzo di uomini, mezzi e di misure incentivanti e di una rivalutazione di dignità della governance del sistema, perché il 118 non è la cenerentola di nessuno. Pensate che questo governo ha meritoriamente, quindi con merito, riconosciuto indennità premianti ai medici e agli infermieri del pronto soccorso, dimenticandosi completamente del fatto che esistono i medici e gli infermieri del 118. Ecco, riteniamo di non essere inferiori a nessuno e meritiamo gli stessi trattamenti. Ecco, ma qual è la cosa che fa andar via questi infermieri, questi medici? Le condizioni contrattuali, le strutture, la mancanza di mezzi, quali cose? Ma due sono gli elementi chiave. Il primo è quello stipendiale, perché se qualsivoglia cosa si decida di fare sul piano professionale vede il guadagno reale a fine mese enormemente superiore e la qualità di vita enormemente migliore, è chiaro che se ne vanno tutti. E poi il rischio, lo stress, il fatto che si lavora in condizioni massacranti, il fatto che si coprono turni massacranti per mantenere il servizio, per garantire il servizio. Il 118 è l'istituto del Servizio Sanitario Nazionale, dei servizi sanitari regionali, finalizzato a tutelare la vita delle persone, ma non è l'altare in nome per conto del quale la gente che ci lavora debba votarsi al martirio. Questo gli italiani lo devono capire bene, ma più degli italiani che ci apprezzano e sono molto attenti a dimostrare riconoscenza ai cittadini, non a caso li salviamo la vita tutti i giorni, lo devono capire i decisori. Non è normale che ogni qualvolta si decida di spendere un euro in sanità vada ovunque, tranne che nel 118. Il 118 non è ancillare rispetto agli altri sistemi. Pensate che se il 118 si fermasse, altro che la manifestazione silenziosa di domani, la sanità sarebbe in ginocchio, la gente sarebbe disperata, le persone morirebbero a casa propria, gli incidenti stradali vedrebbero che non arriva nessuno, sarebbe una catastrofe per il paese. Non si abusi della pazienza degli operatori del 118, perché questa storia va cambiata. Grazie, grazie Mario Balzanelli. Per tutte queste ragioni, domani 12 luglio alle 12 sarei a Roma in piazza Santi Apostoli per un breve incontro silenzioso e composto, come ha detto lei, della durata di circa 15 minuti. Buona giornata, in bocca al lupo. Grazie, salute a voi. Grazie, buona giornata. E allora Giovanni, no, sacrosante le parole, davvero il 118 viene certe volte sottovalutato, ma ha un'importanza fondamentale. A me sembra che addirittura dover riprendere e discutere di questo argomento, cioè l'importanza del 118, mi sembra una cosa talmente scontata, riesco anche a capire, e permettetemi di scherzarci sopra, che faranno una manifestazione composta ma breve, anche perché devono andare subito sulle strade. Cioè, ci scherzo, però tenete presente che moltissime vite di questa nazione, anche di turisti stranieri, sono state salvate dagli interventi tempestivi del 118 e mi pare che sia una di quelle strutture che non deve essere depauperata, che bisogna anche, anzi, incentivare, fare in modo che possa avere un certo sviluppo, possa avere capacità di poter offrire sempre i servizi in maniera rapida, veloce e repentina, e soprattutto fare in modo che la gente non muoia, perché, come sapete, continuiamo ad avere il tasso più alto di mortalità
Io penso addirittura d'Europa o pari solamente a qualche altra nazione, ce l'abbiamo in Italia e quindi gli incidenti stradali, immaginate quanti sono, ma che è una parte del lavoro, una parte molto significativa del lavoro del 118, non possono essere, come dire, non possono rischiare di non avere l'adeguato soccorso, perché da quello che poi viene fuori appunto si può evitare, intanto si possono soccorrere subito le persone cercando di evitare le tipiche soluzioni con il rammendo e la pezza cosiddetta a colore per poter salvare le situazioni. Bisogna salvare tutto il 118. Poi c'è un argomento in particolare che ogni tanto noi utilizziamo quando parliamo degli incidenti, specialmente quelli estivi, la strage sulle strade, no? Ma c'è anche un'altra strage, la voglio riprendere velocemente, che è quella del clima, e su questo apre Repubblica, riscaldamento globale, e vediamo secondo, dunque, studio shock su Nature. La scorsa estate in Europa 61.000 morti per il caldo estremo, 61.000 morti per il caldo estremo, e qui gioca pure il discorso del soccorso immediato. Il record in Italia con 18.000 vittime, il Nobel Schiller dice che è colpa dell'uomo, passare subito ad un'economia green, è importantissimo fare questo passaggio e arrivare alla transizione verde, sulla quale ovviamente c'è scontro, in particolare Meloni Schlein. In Europa si muore di caldo, la scorsa estate 61.000 vittime, guardate che titolone che è stato messo, i picchi dei gradi e la curva dei decessi, così si capisce quando l'AFA è letale. Gli strumenti degli scienziati, il continente diviso in 823 regioni, dice poi ancora Schiller, è l'economista di Yale, premio Nobel nel 2013, dice Schiller, un'economia green contro la destra negazionista che dà la colpa ai poteri occulti. Insomma, terre e mari da mettere in salvo, la posta in gioco del voto a Strasburgo, mentre dice Schlein, d'altro canto, dice i deboli pagano le scelte mancate, dopo l'intervista di Repubblica al commissario Timmermans. A Metropolis la segretaria del PD replica al ministro Giorgetti che teme i costi della transizione ecologica, ma secondo noi è il caso di dover fare i passi necessari per fare in modo da sopravvivere andando verso il futuro, e quello del clima è veramente un argomento difficilissimo da affrontare, ma va fatto. Certo Giovanni, io ti direi di continuare ancora con qualche notizia, perché poi abbiamo un contributo lungo che ci porterà fino alle 9. Beh, allora a questo punto mi faccio un giro, come si suol dire, sui titoli. Resta dei giornali. No, è virtuale, anche virtuoso per certi versi. Gazzetta del Mezzogiorno, Bari, Giorgia, tre casi in riga, nel senso che lei è a riga, e i nodi sono Santanchè, la Russa e Facci, dice la Schlein, perché Meloni tace, il premier ieri in Lettonia e poi al vertice NATO, dice parlerò al rientro, bufera sul governo. È di Stato questo ormai, la presenza di Facci oppure no sulla Facci non fosse a vivere come Bruti, eccetera eccetera, giusto per scherzarci ancora una volta. Giorgia resterà in silenzio, si domandano tutti, la Russa assente ai funerali di Forlani, Mantovano media con le toghe, e poi ancora report di della Gabanelli non si ferma, Daniela ha mentito davanti al Senato, e poi c'è il caso purtroppo sono arrivati all'incidente probatorio con Leonardo Apache, la 22enne chiamata a confermare le accuse di stupro, insomma, e poi è stata minata la fiducia nei giudici, è quello che dice l'Associazione Nazionale Magistrati, sapete che c'è un conflitto ovviamente incruento ma
molto forte sotto il profilo verbale. In corso, dalle toghe arriva l'appello: nessuna guerra, il governo tira dritto. Il problema non era Berlusconi, è la frangia politicizzata della magistratura che non riconosce il primato della politica. E poi ancora il vice ministro Sisto dice: patto etico con i giornalisti a tutela della cronaca giudiziaria, l'ha detto appunto al convegno a Sostampa sul decreto legge Nordio. FNSI e Ordine dicono basta bavagli ai diritti. E vediamo poi ancora la NATO verso una svolta, e questo è l'argomento col quale apre invece il Corriere della Sera, che è un altro argomento importante, insomma, il vertice. Intanto avanzata a Bakhmut, circondati russi, il capo della Wagner da Putin dopo il tentato golpe. Erdogan apre all'ingresso della Svezia, e si tratta anche per l'Ucraina. E sotto questo aspetto, se Erdogan apre all'ingresso della Svezia nella NATO, ovviamente chiede in cambio qualcosa e chiede il sostegno per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Anche questo, va detto, è una sorta di bilanciamento, giravolta del sultano. Ora si tratta per l'ingresso dell'Ucraina, ma gli americani sono cauti anche per l'ingresso dell'Ucraina, c'è trattativa. E poi vediamo: Biden passa a prendere il tè da Carlo a Windsor, ma la relazione speciale non è mai stata così fredda, perché è passato ovviamente è in Europa il presidente Biden, mentre la linea di Meloni, ampliare l'alleanza, sguardo verso l'Africa e il Mediterraneo, verso una svolta dell'organizzazione nata nel 1949, mentre va detto che si è scoperto che Prigozhin è stato il capo della Wagner, è stato ricevuto da Putin 5 giorni dopo il golpe, quindi tutta questa sua sparizione non era poi effettivamente proprio in questi termini. Ma vediamo anche nuovo scontro su Santanchè, il decreto legge Nordio alla firma del Colle, mentre la Lega dice abbassiamo i toni, non siamo i difensori di Del Mastro, del sottosegretario. Nel Carroccio ricordano quando Meloni non firmò il referendum sull'abuso d'ufficio. E poi sul caso La Russa Junior vi ho fatto il panorama completo dei percorsi, manca solo il caldo, ma l'abbiamo detto prima. Caso La Russa Junior, un giallo su 3 ore, e spunta un nuovo testimone, l'amico DJ è Milano di notte, un tipo un po' solitario, ma fa ballare la nostra tribù. Insomma, questo è il quadro sulle tante novità, mentre sappiamo che Rutte, il leader europeo, il frugale, te lo ricordi? Il famoso frugale, no? Che noi chiamavamo anche Rutte libero, secondo una versione fantozziana, no? Che non voleva darci tanti soldini per il PNRR. Per niente. Il Rutte lascia la politica, nuova era per i Paesi Bassi, addio dopo 4 mandati, era il premier più longevo dell'Unione Europea. Bene, grazie Giovanni, e adesso andiamo a ieri, perché ieri c'è stata una seduta aperta e monotematica del Consiglio Comunale, ospiti i rappresentanti del Comune di Viggiano. Non vi anticipo null'altro, vi lascio a questo lungo contributo per capire di che cosa si tratta. È passata a Matera, nell'ambito di un consiglio comunale monotematico, la mozione con cui la città dei Sassi sosterrà la candidatura a patrimonio mondiale dell'UNESCO dei cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano. Una approvazione all'unanimità dei presenti, ovvero 26 voti favorevoli. Un passaggio che impegna sindaco e giunta di Matera a collaborare con Viggiano al fine di promuovere azioni, progetti, programmi e strategie tesi al buon esito di questo progetto mediante la valorizzazione degli aspetti storici, religiosi, culturali, sociali ed
ed etnoantropologici. Il dossier di candidatura è nelle mani dell'architetto Pietro Laureano, colui che già curò con successo l'iscrizione di Matera nelle liste del patrimonio UNESCO proprio 30 anni fa. A sostegno di questa candidatura già la Regione Basilicata e molti comuni lucani e della Campania. Ampia la partecipazione di rappresentanti istituzionali, religiosi e delle varie categorie produttive nella Sala Pasolini. Ma a che punto è l'iter? Il percorso è molto lungo, è diventato negli anni, dal 93 anche cambiato, è cambiata la normativa, è cambiata la legislazione, molto più, come dire, restringente. Infatti quando siamo stati al Ministero proprio questo hanno detto, cioè ci deve essere dietro davvero un lavoro scientifico fatto per bene, ci devono essere delle motivazioni davvero, come dire, molto solide per far sì che si abbia questa candidatura e soprattutto il successo dell'accettazione di questa candidatura. Ma il primo risultato, il primo, come dire, step che tutti quanti incontrano, tra cui anche questa candidatura, è proprio il passaggio nazionale. Quindi oggi siamo al momento del passaggio nazionale. Io spero che da qui ai prossimi 6-7 mesi ci possa essere un ulteriore passo in avanti. Però sono procedure che noi conosciamo, sono procedure che possono durare degli anni, che magari sotto un profilo scientifico si devono ancora migliorare, ma noi abbiamo tutto l'entusiasmo e oggi anche con questa delibera del Consiglio Comunale di Matera ancora più forti ripartiamo per ottenere non soltanto, ripeto, per Viggiano ma per la Basilicata e per il Sud questo riconoscimento importante. Matera ce lo ha insegnato come si può migliorare, come può migliorare il turismo, l'accoglienza, il business anche da un punto di vista di sviluppo economico che si può fare con la cultura, che si può fare appunto con l'accoglienza, e quindi noi dobbiamo continuare, persistere e puntare in questa direzione. Matera, capitale europea della cultura e patrimonio UNESCO, sostiene, diciamo, la candidatura a bene immateriale dei percorsi di pellegrinaggio, diciamo, i cammini di Viggiano. È un'azione importante, una scelta strategica se vogliamo, perché se in Basilicata ci sono più siti UNESCO legati peraltro al culto mariano e quindi al turismo religioso, possiamo giovarne tutti. Matera poi è Civitas Maria, insomma il prossimo anno c'è il decennale, per cui dobbiamo immaginarci dei ponti, delle collaborazioni con questi territori bellissimi. La Vallagri è un territorio bellissimo che ha tante risorse naturali, artistiche, monumentali, se vogliamo anche in contrapposizione con le risorse fossili, ma che possono essere messe a disposizione di un patrimonio bellissimo della Basilicata dove la spiritualità può incidere davvero tanto. Quindi Matera, grazie anche alla collaborazione con l'architetto Laureano che ha seguito il percorso di Matera UNESCO e Capitale Europea della Cultura, sostiene ovviamente con vigore e convinzione la candidatura di Viggiano. Anche oggi una giornata importante per queste due comunità, Matera e Viggiano. Dopo la visita della Madonna della Bruna nel comune di Viggiano, oggi questo consiglio comunale importante, aperto, monotematico su questo tema. Le due comunità sono molto vicine, c'è tanto entusiasmo per questa proposta e quindi non possiamo far altro che essere contenti di poter supportare il comune di Viggiano e tutta la comunità viggianese. Architetto Pietro Laureano, come sta lavorando per far sì che questa candidatura dei cammini al Sacro Monte di Viggiano sia una candidatura vincente? Beh, innanzitutto bisogna spiegare che appunto è una candidatura difficile. Per come la stiamo portando avanti, ma è difficile, la stiamo portando avanti in questo modo perché poi i risultati saranno straordinari. Cioè noi stiamo iscrivendo praticamente all'UNESCO nella lista del patrimonio materiale, quindi non in quello immateriale, praticamente mezza Lucania, perché tutti i paesi che sono lungo i cammini saranno iscritti all'UNESCO, quindi risolviamo un problema enorme di tanti che vorrebbero essere iscritti, che hanno monumenti, i nostri borghi, centri storici, sono tutti meravigliosi, siamo pieni di un'archeologia sconosciuta, ancora sconosciuta, e quindi l'UNESCO può essere questo grosso momento di visibilità. E allora i cammini che cosa sono? Li abbiamo presentato appunto come itinerari che convergono verso il Monte Sacro di Viggiano, che riprendono dei percorsi, i cammini mariani, la grande fede cristiana, riprende dei percorsi che però erano antichissimi, erano quelli dei popoli lucani, erano i percorsi degli Enotri, i percorsi di Crinale, e convergono così a stella su questo Monte di Viggiano. Ma perché? Perché la Madonna ha scelto il Monte di Viggiano? Perché Viggiano è a fianco a Grumento, e Grumento era a capo della Federazione Lucana, le città lucane, l'antico mondo lucano, era fatto da una società di clan familiari democratici,
democratici che sceglievano di volta in volta un capo a cui affidavano poi la conduzione del bene comune. La statua della Madonna fu trovata a Grumento e trasportata sul monte e poi dal monte andò a Viggiano e fa avanti e indietro come fanno i pastori transumanti dalla montagna al piano, come facevano le statue delle antiche divinità precristiane. E quindi è questa continuità nel tempo straordinaria che poi è la nostra regione, di storie, di favole, di racconti, di tradizioni, di capacità artigianali, di incontro di popoli diversi. Ecco, questi cammini dimostrano che nell'incontro si parla, ci si scambiano informazioni. L'Europa è stata costruita su questi piccoli itinerari di montagna, non sulle grandi strade fatte da grandi imperi. Ecco, le difficoltà sono uguali a quelle che avevamo per Matera. È bellissimo essere qui come 30 anni fa, perché anche Matera non la volevano e anche Matera non la voleva far entrare nessuno. Lo stesso purtroppo sta succedendo per questo, perché ci contrappongono grandi itinerari chilometrici, la via Appia, cose del genere. Va benissimo, la via Appia è importante, ma è diversa, è un'altra cosa, era una strada per altri propositi. Questi sono cammini che individuano una comunità, rispecchiano proprio il nostro sentimento di lucani, straordinario, di essere in rapporto con tanti altri popoli, di essere lo Stato da sempre. E dirci adesso la via Appia deve passare e non voi, è emarginarci, come la via Appia ha fatto, perché i romani la fecero proprio per tenerci emarginati. Quindi dobbiamo rivendicare questa iscrizione, anche come riscatto di una regione che è stata sempre continuamente emarginata, ma perché portatrice di capacità, di genialità, di caratteri diversi, estranei ad altri processi, ma forse più belli, più intensi, più veri. Ecco, il nostro veramente spirito lucano. Ecco, architetto, lei ha parlato di elementi materiali, ecco, ha parlato di una candidatura a patrimonio materiale, mentre tutti questi valori che lei ha citato sembrano richiamare un mondo immateriale. Ci può spiegare bene perché sono materiali e non immateriali? Beh, dunque, allora, intanto con l'UNESCO questa divisione di materiale e immateriale la stiamo superando, ed è così, perché effettivamente in ogni immateriale c'è tanto di immateriale, c'è la capacità di pensare, c'è la capacità di creare, quindi è una divisione. Noi le divisioni le facciamo per classificare, ma ogni classificazione poi nasconde degli errori, delle commistioni che invece sono necessari. Non c'è dualità. No, ma qui dove sta la materialità? La materialità è che il cammino è comunque un fatto concreto, è un itinerario. Viggiano ha restaurato dei cammini in modo straordinario, ha rifatto dei ponti, dei percorsi, delle cose. Ma lungo il cammino di che cosa si parla? Si parla dei luoghi, si raccontano i posti, c'è il punto di sosta, c'è il monastero benedettino, c'è il santuario, ma c'è il luogo archeologico, il parco archeologico di Grumento, che è di una bellezza enorme, sconvolgente, è uno dei parchi archeologici più belli del mondo, col cammino che passa proprio in mezzo, con l'anfiteatro. Tutti questi sono siti materiali che raccontano la storia e la tradizione dei cammini, e quindi questo immateriale si concretizza in questi luoghi. Quindi è una iscrizione di patrimonio materiale. E noi facciamo entrare nell'UNESCO tutti questi luoghi che sono lungo questi cammini. Mi sento pienamente lucano da 7 anni a questa parte e mi piace sempre di più scoprire e vivere questa esperienza di un amore che non ha confini. Quando io sono arrivato qui si parlava già di Matera, capitale europea per il 2019. Noi come Chiesa avevano già con Monsignor Ligori avviato un certo discorso che abbiamo proseguito nel presentare un progetto ben preciso come Chiesa di Matera Irsina, con 110 iniziative che furono approvate e che io volli in quell'occasione che tutte queste iniziative a carattere culturale, religioso, artistico, musicale venissero spalmati su tutto il territorio della Basilicata e non solo su Matera, proprio perché intuivo e sentivo che era necessario dare anche dei segnali concreti perché la Basilicata fosse una e non tante basilicate. È una collaborazione, un sostegno importantissimo per la città di Matera e per Viggiano, perché rappresenta un nuovo modello di collaborazione fra la capitale europea della cultura e i 130 paesi che compongono la nostra regione. Sarà un asse importante perché si rivolgerà al Mediterraneo, perché partirà dall'aspetto religioso, dalla tradizione, dalla cultura, dalla devozione, ma andrà a guardare con attenzione
a tutti gli aspetti della vita della nostra regione e quindi dei paesi, ma della città di Matera. Proprio uno sguardo diverso che già sta trovando interesse a livello internazionale, per cui non potevamo non sostenere questa candidatura. E con questo progetto, con questa candidatura, infatti andiamo a riscoprire le nostre tradizioni, le nostre radici, questi sentieri che parlano di una storia meravigliosa, di popoli un tempo no, e adesso forse distanti, ma che comunque è nel proprio cuore, questo posso garantirlo perché lo tocco con mano, questa fede meravigliosa, i tanti pellegrini che vengono a Viggiano conservano questo ricordo. Ricordo queste tradizioni e quindi si rivolgono e vengono attraversando questi cammini appunto fino a Viggiano, in particolar modo il primo sabato e domenica di settembre. Abbiamo iniziato questo percorso anni fa sul riconoscimento del patrimonio immateriale, mappando tutta la regione Basilicata, individuando quelle che erano le forze identitarie e le vocazioni identitarie del territorio, partendo appunto da Viggiano come un percorso in cui diversi cittadini, non solo della Basilicata, visto che è appunto la patrona di tutta la Basilicata, ma anche delle altre regioni, si riconoscevano in questo percorso, un percorso di fede, di carità, ma anche un percorso di tradizione in cui sono coinvolti diversi giovani, un po' come nella festa della Bruna di Matera. Questo riconoscimento da parte della regione attraverso appunto la legge 27 del 2016 ci ha permesso appunto di partire con un percorso e un metodo che è quello appunto di richiamare tutte le associazioni del territorio, oltre che le istituzioni e la Chiesa, a poter immaginare un percorso di rafforzamento del patrimonio identitario, un rafforzamento che poi è sfociato in una collaborazione molto virtuosa con Matera, visto che abbiamo appunto le due Madonne che si riconoscono in questo percorso identitario, e poi a identificare un percorso anche materiale, che è il percorso verso il Monte Sacro di Viggiano, che si interseca anche al riconoscimento di diversi percorsi sia europei che nazionali, come per esempio la Via Francigena e la Via Appia, che rappresentano in realtà un pellegrinaggio di cittadini nel riconoscimento di quel territorio come appunto vocazionale per una trasmissione anche generazionale di identità e di valori. Quindi il percorso immateriale ha tirato con sé quello materiale per poi candidarsi all'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Perché c'è una grossa devozione? Ma guardi, perché è una cosa che viene da lontano, è sempre stata così, prima si veniva con i muli, si partiva giorni prima e si arrivava a Viggiano, ma è da sempre che è così, e quindi questa tradizione si è mantenuta e si è anche un po' implementata poi negli ultimi anni. In questi tempi, per esempio, ancora la fanno a piedi, ci sono dei paesi come Caggiano che ancora viene a piedi da Caggiano fino a Viggiano per la devozione, ma anche altri paesi della Basilicata fanno questi percorsi a piedi e vengono. Che devozione c'è da parte dei giovani rispetto alla Madonna di Viggiano? Una devozione, come si è detto anche nell'intervento iniziale del sindaco Amedeo Cicala, è una devozione che viene tramandata dai nostri genitori, dai nostri nonni, ed è sempre bello, è proprio questo secondo me, riprendendo l'intervento del sindaco, è molto bello questo perché ne fa della devozione un patrimonio che ovviamente va preservato anche con questi percorsi che si stanno creando, con questo progetto di candidatura a patrimonio dell'UNESCO dei cammini al Sacro Monte. Questo patto di amicizia già in maniera concreta sta dando dei frutti, ma non soltanto a Viggiano, sono dei frutti che porteranno, spero, dei risultati all'intera regione Basilicata, se non al sud, perché oggi Matera, che è una stella che già splende di per sé, che noi tutti dobbiamo cercare di farla splendere ancora di più, ma Matera che dà una mano al territorio, che dà una mano alla Basilicata con la sua forza, con la sua autorevolezza da un punto di vista culturale, non può che fare bene. Insomma, Matera accanto a Viggiano in questo lungo percorso che l'attende verso la candidatura a patrimonio dell'UNESCO, insomma, Giovanni, così titola anche il quotidiano. Sì, il quotidiano proprio c'ha questo titolo, Matera accanto a Viggiano, sostegno del Consiglio Comunale a ingresso nella lista del patrimonio UNESCO,
posizione unanime. La consigliera Susi dice agli ospiti: sulla sanità però siamo stati lasciati soli. Giustamente è un'esperta del settore, tra l'altro, e quindi è bene che specifichi queste cose, però l'argomento questo era rispetto alla candidatura di Viggiano. Mi sembra un'ottima scelta il fatto che Matera sostenga questa candidatura. Matera è patrimonio mondiale già da tempo. Ma questo discorso in particolare di Viggiano è un discorso estremamente interessante, perché ha anche a che fare con proprio i percorsi di fede, i percorsi devozionali. È molto particolare e ha anche una valenza notevole sotto il profilo storico e antropologico. Per la verità va detto che c'era anche una mozione per far entrare la festa della Bruna nel patrimonio dell'UNESCO, ma qui si è fermato tutto e la mozione è stata praticamente presentata dal consigliere Toto, è stata rinviata, insomma se ne parlerà in altra occasione. Visto che ci sono, ricordiamo anche un altro argomento non facile, questo è un argomento sul quale aspettiamo riscontri al più presto, ed è l'argomento che ha a che fare con la biblioteca provinciale di Matera, e lo vediamo subito. Eccolo, biblioteca, ora tocca a Bardi, dovrà essere direttamente il governatore a intervenire per scongiurare la chiusura. Ha approvato l'ordine del giorno in quarta commissione, ma servono le risorse. Tra l'altro è stato audito anche il consigliere Pasquale Doria su questo argomento dalla commissione. È un discorso molto importante che permetterebbe di salvare non solo un contenitore di una certa prestigioso, ma anche e soprattutto quello che c'è dentro, vale a dire le migliaia, decine di migliaia di volumi, alcuni preziosissimi, altri introvabili, di salvarli, ma soprattutto di garantire la fruizione pubblica, perché non dimentichiamolo, una biblioteca ha la possibilità e crea la possibilità a chi i libri non ce li ha a casa di poter avere a disposizione tutti i volumi o buona parte dei volumi che circolano sempre nel territorio, e nel territorio non solamente lucano e pugliese, ma in quello nazionale. Mi sembra una cosa importante, un momento di stabilizzazione delle possibilità, un momento di pari opportunità in questo caso tra chi i libri ce li ha e chi no, e ancora una volta, nonostante ormai l'avvento dei canali social permette di arrivare velocemente a conoscere, anche se in maniera molto superficiale in certi casi, le fatti e situazioni, e quindi a soddisfare le curiosità, la biblioteca va difesa e i materani hanno intenzione di tutelarla fino in fondo. Mentre vado avanti, lo sprint voglio ricordare, c'è uno sprint di fine mandato per la Regione Puglia, c'è un bonus da 40.000 euro in più, la proposta in commissione, il cui voto non sarà vincolante, il PD Caracciolo è il primo firmatario. Insomma, vale 40.000 euro a testa in più questa proposta, bonus di fine mandato, avete capito come funziona il fatto? Bene, hanno lavorato tanto però, va detto. Mentre ancora va ricordato che per quel che riguarda, c'è un articolo dedicato alla strage dei treni 7 anni dopo la sentenza, quindi possibile leggerla, e soprattutto va detto che Monsignor Santoro, che era in visita a Mosca, dove ha portato un manufatto d'arte, ha avuto come rassicurazione intanto il fatto che il metropolita della Chiesa russa presto sarà in visita a Bari, dove San Nicola, come sapete, resta il santo venerato dalle chiese cristiano-cattoliche, il più venerato in assoluto dalle chiese cristiano-cattoliche, e mi sembra un buon risultato. E il treno Bari-Napoli? Beh, il treno Bari-Napoli lo citiamo perché Bari-Napoli, ecco il nuovo treno, ci mette più tempo del vecchio addirittura,
però è molto più comodo, nel senso che non si scende, non si cambia, pochi viaggiatori, 60 passeggeri, l'esordio del Bari-Napoli, cominciato il servizio di collegamento diretto in 33 partiti dalla Puglia, si tratta di una fase sperimentale, forse Salvini e i sindaci a bordo il 19 luglio e vedremo come andrà per loro pure. A Bari la sesta edizione della Festa del Mare in programma dall'11 luglio al 9 di settembre con numerosi appuntamenti culturali. Torna a Bari la Festa del Mare con la sua sesta edizione che porterà nel capoluogo pugliese numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale della musica. Locus Festival, Bari in Jazz, Premio Nino Rota e Bari Piano Festival dall'11 luglio al 9 settembre. Quattro grandi appuntamenti per conoscere tutte le bellezze e gli angoli nascosti di Bari. Anche quest'anno la Festa del Mare in collaborazione con la Regione riscopriamo luoghi che magari fino a qualche tempo fa erano sconosciuti lungo la costa della nostra città grazie ad artisti internazionali e alle attività degli operatori locali. Sono tante le iniziative in città, quest'anno le due Bari, la Festa del Mare, ci sono tanti concerti, credo sia una fase molto positiva anche sotto il profilo della cultura, degli spettacoli, dell'arte all'interno del capoluogo di regione e in tutta la nostra regione, su tutto il territorio. C'è molto fermento e questo ci permette anche di farci conoscere alle tantissime persone che vengono da più parti del mondo e ci vengono a visitare. È evidente che l'attrattività della nostra regione, delle nostre città, in questo caso di Bari, città capoluogo, è anche direttamente proporzionale alla capacità che le città stanno avendo di promuovere cultura con una programmazione sempre più ricca. Questa di oggi è una giornata importante per la presentazione di un calendario che davvero permetterà alla città di Bari di essere ancora, qualora non lo fosse più attrattiva, di mostrare sprazzi di città e angoli ancora non conosciuti e ancora da valorizzare, ma credo che la tendenza sia assolutamente quella di affiancare ai nostri prodotti turistici classici, quelli per cui siamo ormai noti in tutto il mondo, anche una programmazione culturale davvero significativa, e credo che la tendenza e la strada intrapresa dai sindaci delle comunità turistiche pugliesi sia davvero quella significativa. Per questo la Regione Puglia continuerà a sostenere la programmazione culturale, continuerà a investire risorse in un prodotto turistico culturale che è sempre più importante. Nell'ambito della Festa del Mare, anche il Bari Piano Festival, cosa ci attende? Beh, questa è ormai la sesta edizione del Bari Piano Festival che abbiamo continuato a fare e organizzare anche durante gli anni terribili della pandemia. L'edizione di quest'anno io penso sia all'insegna dell'eleganza, perché è un'edizione in cui ci sono nomi di artisti di grande qualità che sono poco presenti o per nulla presenti sul territorio nostro, in alcuni casi sono dei debutti assoluti, e sono artisti secondo me di grande raffinatezza, di grande ricercatezza, ma anche di grande forza comunicativa. E ci sono pianisti classici come sempre, pianisti jazz, c'è anche spazio all'improvvisazione con un paio di pianisti americani che vengono apposta dagli Stati Uniti per fare due set che probabilmente coinvolgeranno anche in qualche modo il pubblico. E quindi abbiamo, direi, una tradizione che come sempre cerca di rinnovarsi anche attraverso due cose, che sono due DJ set ai concerti al tramonto con due DJ nostri molto bravi che remixeranno i concerti subito dopo, e poi con spazio ai libri, all'arte visiva e anche alle conversazioni sulla musica. Giovanni, siamo veramente alle ultime battute perché poi lasciamo i nostri telespettatori in compagnia di un bell'altro contributo lungo su una persona molto cara alla comunità materana, che poi scoprirete chi è. Giovanni, prego.
Beh, a questo punto intanto vi dico che uno degli argomenti che tiene banco sempre è il caso Facci, che sta agitando i vertici RAI, e devo dire che sotto questo aspetto LK ha colpito con la vignetta, con il primo che dice punti di svista, si chiama la serie delle vignette di LK, dice il primo: abbiamo un pericoloso governo di incapaci a grappolo. Risponde l'altro: ogni giorno ne esplode uno, e stanta anche Facci e via di seguito, e la Russa Junior. Quindi è un pericoloso governo di incapaci a grappolo che esplode uno dopo l'altro, come purtroppo fanno le pericolosissime bombe che Meloni, va detto, ha detto di non condividere assolutamente la scelta degli Stati Uniti per la fornitura all'Ucraina di questo tipo di bombe. Alla prossima! E ieri mattina, Matera, l'intitolazione del palombaro lungo al compianto architetto materano Mattia Antonio Acito, la cerimonia tra i presenti la moglie Silvia, i figli Laura e Mauro. Noi ci lasciamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani sempre alla stessa ora. Buona giornata.